una tabella dove ci sono tutti i dati della. Finalmente un paio di jeans che Direi bottino ricco, mi ci ficco, yay. questa è un'ottima conciatura per i vostri allenamenti. Può essere perché io. Ci siamo, quindi oggi è T-Day. Andiamo, andiamo. Sei carico? Sì, Sei sì. Sì, spaventato? no, no, una serie di C'hai emozioni tutte l'ansia? insieme. Carico, ma con un po' d'ansietta giusta. Qui, 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 tanto, qui, ta. Ora si può far vedere a Da sto dietro, giro. sì. A sto giro si può far vedere. Coprilo, mi raccomando, non lo riprendere. Ma perché non ci stai attenta? Sono anni da quando ho incominciato ad avere stempiature chierica che proprio la vive male, quindi sono proprio contenta che tu abbia deciso di fare questa cosa per te. Bravo, bravo, sono super Bravo. fiera di te. Si fa anche questa. Ora gli aspetto Ma una chi se ne fa? Ma giornata. quando si sta mai fermo? Mai fermo. Tu, io ti seguo. Sì, ma anche Io te. questo proprio. E ora gli aspetto una giornata. Tra operazione, tutto, e quindi good luck, ci rivediamo questa sera. Ciao, Siamo arrivati e stempiatura! andiamo. Fammi rivedere qua. Falla Fa vedere bene. vedere dietro il Così. buchetto, ecco. Male, Maremma, Maremma. Guarda il soffitto. Questo è Guarda che brutto. se vuoi ci sono. Hola. Prima parte andata. Io ho appena finito di pranzare e stavo ripensando un po' a tutta la mattinata. L'equipe è stato pazzesco. Le ragazze, parte vabbè, simpaticissime, veramente, ma poi mi hanno fatto anche vedere un po' quello che è stato fatto. Là dietro c'è una tabella dove ci sono tutti i dati delle unità follicolari che mi hanno tolto. E me ne hanno tolte ben 3217. Poi, ovviamente, ora nella seconda parte verranno appunto immesse nelle zone riceventi. E ripensavo anche a tutto quello che hanno fatto, perché comunque ho visto anche tutta la parte di analisi di ogni singola unità, cioè di 3217 ogni singola unità viene analizzata in base poi al numero di folli di bulbi che ci sono all'interno, poi loro sanno come fare e cioè io veramente un lavoro pazzesco, questo veramente. Per fortuna, devo dire la verità, anestesia, che tutti dicono essere la parte più dolorosa. Alcune punturine sono un po' fastidiose, però da qui a dire che è doloroso ne passa, cioè sono contento perché dolore, anche perché io ho dormito un sacco di tempo, spero non aver disturbato russando le ragazze. E quindi niente, ora inizia la seconda parte e andiamo, dai. E siamo tornati a casa! Jimmy è pieno di piccoli capellini, tanti tanti piccolini. Ora non ve lo faccio vedere troppo perché per le persone un po' più sensibili il sangue potrebbe dare Tagliamo fastidio. la parte alta della testa. Ah, non è molto sangue in realtà. Però intanto so, raga, intanto so pelato e si È vede già da pelato, qua. dai, non far vedere troppo perché Già da insomma. qua
In realtà non è proprio sangue, sono Sì, banalmente sono. sono vasi sanguigni un po' più esposti e di conseguenza appare rosso. Non è proprio sangue. Ti hanno tagliato e infilato roba, Jimmy, è un po' sangue, però. Così è macabro, E vendi però la è meglio. vero, ho Vendi, ho capito. capito, Vabbè, vendi. comunque a me ha fatto senso, ve lo dico. Poi ora mi ci sto abituando anche perché ho delle. Ho un lavoro da fare. Deve annaffiare le È mie zone un po' pazzo. Praticamente rossate. io ogni 15 minuti, da qui a sabato, 4 giorni, devo spruzzare Jimmy con la fisiologica. Cioè, vi rendete conto cosa significa 15 minuti in un giorno? Sì, non cambi mai, o t'attaccano i capelli, ma non cambi. Fame. Fame. E insomma, ci sono un po' di cose divertenti. Divertenti al limite del solito disagio, ma insomma. Sono proprio felice, lo vedo già super contento. Comunque, ho acceso la fotocamera perché sto preparando una delle mie cene preferite in assoluto, che prevede il salmone. Ovviamente, you know me, I don't change. Tra parentesi, che l'outfit che ho oggi, che ha totalmente creato Jimmy sabato da mango, è totalmente mango. È totalmente mango ed è finalmente un paio di jeans che mi sta bene. Ora, perfetti no, perché in vita sono larghi, ma fa lo Sei brava, stesso. sei bella, ti Però voglio bene, ma si può fare un fit check, outfit col fit salmone check? No, dietro. col salmone Vabbè, dietro dai, in un secondo, una cucina. roba veloce. E poi Cioè. questo maglione collo alto crop top, ok? Yes, perfetto. Comunque, Devo dire molto perché è bene. una delle mie cene preferite? Perché si cucina da sole con il mio amatissimo forno a vapore. Ho appena finito di cucinare il cavolfiore e i broccoli e adesso ci infilo il salmone. Va così crudo con 2 fette di limone. Ora vediamo se ci metto un po' di spezie perché magari potrebbero essere utili. Vanno in forno a vapore 8 minuti ed è pronto. 8-10 minuti, dipende da quanto uno vuole cotto. Non fa odore, fa tutto lui, io non devo fare niente, adoro profondamente. Quindi. Di fastidio, quanto fastidio dà a me da 1 a 10? Per ora poco, però secondo me c'è ancora tanto effetto dell'anestesia e direi 4, 3, boh, non lo so. Più spesso. Cenetta per il mio Che malatino. cenetta. Trapiantino. Qui il trapianto lo devo fare più spesso, se le scene sono così. Oh, pazzesco. Questi giorni post-operazione di Jimmy sono stati molto impegnativi, per lui ovviamente, ma anche per me, sarò sincera, perché ho dovuto prendermi ovviamente cura di lui e devo dire che il post-operatorio e la degenza è veramente impegnativa, soprattutto i primi 4 giorni, perché è il momento in cui tutti i follicoli che hanno attaccato si devono aderire bene e seccare. E quindi bisogna spruzzare la zona ricevente ogni 15 minuti per 4 giorni. Significa 50-60 volte al giorno. È una cosa assurda. Di notte può non spruzzare perché prediligono il fatto che dorma, però insomma, se uno si sveglia e ti viene a darti una spruzzatina, why not? Quindi sono stati giorni abbastanza impegnativi, anche perché poi c'è la zona ricevente, che è dove sono stati messi i capelli, e la zona donatrice, che è la zona dietro, dove sono stati tolti. E quindi c'è anche quella da curare, perché cioè, dove li hanno tolti, hanno fatto tipo dei fori, prendendo la carne. E lo spostano davanti, insomma, tecniche molto particolari. E quindi qua dietro una parte che fa male, dove ci sono stati dei tagli, delle incisioni pesanti. Quindi, insomma, oltre che a prendermi cura di lui, ho dovuto fare tutte le cose che lui solitamente fa, una quantità infinita. Cioè, mi viene. So che ne faceva tante, so che ne fa tante, però devo dire.
farne doppio è difficile. Quindi, la cosa a cui temevo di più in questi giorni era il mercato, e oggi è Mercato Day, è sabato. Quindi sto andando da sola e ho pensato di aprire la fotocamera per raccontarvi tutto questo e ho pensato di portarvi con me così magari mi date un pochino di incentivo e motivazione e carica per andare ad affrontare questa cosa che vi giuro mi pesa tantissimo. Cioè, amo andare al mercato, però è molto faticoso perché hai il carrellino, prendi le casse, corri da una parte all'altra. Infatti oggi sono partita presto perché non volevo correre, perché poi chiude, devi fare tutto il giro, cioè è un bello sbatti. E io arrivo il sabato mattina che sono stanca tutta la settimana e non ho voglia, e quindi per me è sempre abbastanza faticoso. Andiamo. Aspetta, in teoria. Vabbè. Comunque io ho capito perché mi fa fatica quando vengo con Jimmy, perché lui ha questa cosa di dover girare tutti gli stand per poi scegliere. Io mi fermo al primo, o meglio, mi fermo a quelli che conosco e io dico, io prendo da loro. E quindi ho preso dei pomodorini, ragazzi. Basta. Ora vado all'altro che conosco e torno a casa. Tornate, guardate che bottino, sono super fiera. Super fiera di me. Ho preso queste zucchine che dovrebbero essere quelle che piacciono a Jimmy, che hanno il fiore, zucchine bianche, pelosine che quando le tocchi fanno male. Poi ci sono questi pomodori, io non lo so, non li ho mai assaggiati perché non sono il camone siciliano, sono tondi e neri. Il camone sardo, scusate. Sono tondi e neri. Ah, portopalo di Capopassero! Oddio, ragazzi, io ci ho fatto una vacanza a Portopalo di Capopassero quando avevo 16 anni, vi giuro, una settimana bellissima. È il punto più a sud d'Italia, perché è proprio sulla punta basso, sud della Sicilia. Vabbè, dettagli. Quindi, questi pomodorini e questi datterini che ho assaggiato, gustosissimi. Finocchi immancabili, melanzane. Ah, sai che non. Ah no, le zucchine ci sono. Mi ho preso un attimo. E poi le mammole, le ho viste. Avevo voglia di carciofi dalla settimana scorsa che non siamo riusciti ad andare a mangiare al Romano. E poi ho visto questa cassetta di fragole dove ce n'è una. Però mi ispirava tantissimo. Profumatissime. Direi bottino ricco. Mi ci ficco. Yay. Curiosissima di assaggiarlo. E hola! Siamo giunti verso la conclusione di questo video che si è spalmato lungo 2 settimane più o meno, perché è iniziato appunto con il giorno del trapianto di Jimmy, ma sono passati 10 giorni. Jimmy sta molto meglio, sono passati i giorni più difficili, è tutto un progredire verso una capigliatura molto gioiosa. E questa settimana com'è? Rigogliosa del piacere, Rigogliosa più che dopo gioiosa. le annaffiature. Le mie piantine. Se mi seguite su Instagram avrete visto quanta cura mi sono presa delle mie piantine che stanno crescendo sane e rigogliose. Comunque, questa è stata una settimana piuttosto impegnativa. Io premetto, sono meteoropatica. Significa che quando piove vorrei soltanto nascondermi sotto il piumone e piangere per nessun reale motivo, però proprio il maltempo, il buio, così mi mette apatia, neanche tristezza, e mi toglie anche la tanta voglia di fare. Devo dire che, cioè, quando lavori per te e i tuoi task giornalieri te li devi definire tu, e tu hai soltanto voglia di non fare niente, non è proprio facile, lavorare. Insomma, ci sono giorni in cui ho reagito ed è anche un pochino questo il motivo per cui sto facendo questo discorso adesso, perché ci sono stati giorni in cui ho reagito, in cui ho detto no, io non mi lascio abbattere, quindi mi sono buttata sul lavoro, oppure sono andata ad allenarmi, che è una cosa che so che mi fa stare bene, però a volte, soprattutto quando devi uscire con la pioggia, è difficile. E quindi no, pensa alla sensazione dopo. E invece ci sono altri giorni in cui
non ce l'ho fatta, in cui l'apatia, così questo grigiume ha vinto dentro di me e ho accettato piacevolmente anche quei giorni che ho voluto passare così, con questo malessere. Se qualcuno mi chiedeva io, è maltempo. Non mi chiedete nulla, io sono triste perché fa molto tempo. E vanno bene anche questi giorni così, perché ok, qui siamo il YouTube del fitness, del benessere, reagisci, non farti abbattere, però a volte va bene anche lasciarsi abbattere. L'importante è farlo per un determinato periodo di tempo, poi a un certo punto devi reagire perché sennò poi rischi di passare settimane, visto che a quanto pare ci aspetta un'altra intera settimana di pioggia. Io non so se lo posso fare. Quando le mie amiche me l'hanno detto, io ho detto: ok, ragazzi, ci vediamo fra una settimana, mi venite a prendere dal letto. Grazie, perché io non so se ce la posso fare a superarla. E comunque, veramente, per mantenermi attiva abbiamo lavorato un sacco, abbiamo registrato un sacco, sia con Jimmy che è tornato operativo, sia con Vale che tipo ieri è venuta a fare una miriade di ricette per i menu settimanali di Blue Mall. Quindi grazie alle altre persone sono riuscite a reagire e questa settimana ho anche rispolverato questa acconciatura delle trecce facilissima, che perché è proprio a prova di impedito. Io sono impedita, quindi la so fare io più o meno. Non è perfetta, però questa cosa mi ha dato molta gioia. Anzi, vi ho filmato un mini tutorial, visto che in questo video si è parlato di capelli. Capelli che non ci sono, poi arrivano. Io vi faccio un tutorial capelli che continuano a crescere imperterriti e sempre più voluminosi. Quindi questa è un'ottima acconciatura per i vostri allenamenti. Fatemi sapere se la provate, se il tutorial vi può essere utile. Io sono più che propense di studiare altre acconciature per gli allenamenti e farvele vedere e descrivervele. Noi ci vediamo nel prossimo video, che è un video che adorerete perché riguarda la meal prep batch cooking della spesa che avete visto in questo video. Quindi fatemi sapere nei commenti quanto, non vedete l'ora di vederlo. Noi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ciao ciao! Per fare queste trecce sono partita ovviamente da capelli sciolti e dopo averli pettinati ho separato, insomma, la testa in due aree. Sì, molto rudimentale con le mani, seguendo la linea naturale dei miei capelli. Da qui ho incominciato la tecnica, che significa partire dal primo ciuffo, proprio qui come vedete davanti, e poi prendere un ciuffetto che è quello che scende, proprio la ciocca che scende subito dietro. Il ciuffo davanti va dietro e praticamente a due girano uno sull'altro. Ogni volta che il ciuffo sotto viene avanti, si prende un ciuffetto in più dei capelli attaccati alla testa e si passa sopra e dietro. E quindi quell'altro ora viene avanti e si continua così. In questo modo si crea questo intersecamento di capelli che gira e arriva fino a dietro l'orecchio. Quindi, arrivati a metà orecchio, si richiama il ciuffo dietro, quello che è rimasto, e questo passa avanti e in mezzo. Questo è un passaggio fondamentale perché è quello che inserisce tutta la parte restante dei capelli dentro la treccia, e da qui si continua come una treccia normale. Completate le trecce, se avete i capelli scalati avrete dei ciuffetti che escono, è normale, potete reinserirli con delle mollettine, con delle forcine, altrimenti amen. E basta, questo è il risultato finale, mi piace tantissimo perché apre proprio lo sguardo, apre il viso, in quanto questa treccia davanti che gira intorno alla testa,
andando all'indietro dà proprio questo effetto di apertura.